Ciao, sono Igor Macchia del ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese. Oggi ho fatto la spesa per la nostra blogger Cristina, cercando di prendere dei prodotti del territorio che possano metterla un po' in difficoltà. Le foto le sa fare molto bene, vediamo come se la cava in cucina. Allora, questi sono gli ingredienti che ti ho recuperato. Abbiamo dei porri, abbiamo del cavolfiore, abbiamo delle nocciole, sicuramente perché siamo in Piemonte, della ricotta e poi ci ho aggiunto delle capesante. Insomma, c'è di tutto un po'. Adesso sta a te. Sicuramente potresti mettermi in difficoltà, però io ci provo, me la gioco, farei una crema di porri e patate. Sopra ci metterei delle capesante scottate in padella, sì. E una crema di ricotta con le nocciole, vediamo cosa viene fuori. Sembra buono, ma vediamo. Lo so, proviamo. Chef, partiamo, ci sono diverse cosine da fare. Io sono pronto a fare il tuo comì. Allora, intanto io metterei l'acqua a bollire perché facciamo patate e porri. Qui massima energia. Perfetto, massimo. Poi c'è da pulire i porri e le patate. Patate. Che effetto fa, chef, pulire le patate dopo tanto tempo? Mi sento giovane. Ti senti giovane? Vabbè, dai. Mi permetto di dirti che le patatine le tagliamo sottili così velocizziamo un po' la cottura. Io intanto incomincio a mettere il porro qui, l'acqua sta bollendo. Io con le patate sono in ritardo, ma lento, mannaggia. Adesso cerco di farle subito. Molto bene, le mettiamo a cuocere. E intanto che dici, ci portiamo avanti con la crema di ricotta? Ok, perfetto. Devi condirla? No. Sei sicura? Sono sicura, sì chef, fidati. Allora, lavoriamo un po' perché diventi bella morbida. Ok. Poi ci farai dalle canelle, così mi dai una grazie. Mano, no? Certo, il mio piatto diventa anche più carino. Allora, chef, qua secondo me la ricotta è più che pronta. Qui inizierei a tostare le nocciole. Se mi puoi passare una teglia. Grazie. Prego. Cosa fai, chef? Adoro le nocciole. Mannaggia, vabbè, te la perdoniamo. A che temperatura le inforni? Ma io di solito faccio 180 gradi. Io farei 200. Dici? Per dargli un po' più di gusto, un po' più di colore. Dai, ascoltiamo lo chef, facciamo così. Grazie mille. Allora, chef, le nocciole direi che vanno tranquille da sole, noi possiamo portarci avanti. Io ho la sensazione che ci sia un lavoraccio per me. Guarda, ti faccio anche il gesto di portartele qui vicino. Fantastico. Pulisci bene, chef. Grazie. Mi raccomando, controllo anche perché sai, non si sa mai. Non si sa mai. Anche i grandi a volte sbagliano. Che meticoloso. Mi sembrano perfetto, a posto. Chef. Perfetto. Va benissimo. Allora, il tempo per le nostre nocciole secondo me è passato, è il caso di sfornarle. Sì. Ecco qua. Le posiamo qua. Cosa dici, secondo chef? Me dobbiamo riassaggiarle. Dici, occhio che sono calde adesso. No. Buonissime. Caldissime. Appunto. A posto? Sì. Bene. Allora, le nocciole sono a posto, si raffreddano. Io direi di procedere con la crema di patate e porri. Ok. Chiudiamo, non fare danni. Gli diamo giusto una passata così per mescolare bene e anche la nostra crema è pronta. Allora, chef, abbiamo quasi finito. Sì. Io direi di mettere la padella sul fuoco. Ok. Scaldarla molto molto bene. Vado? Vai. Ci mettiamo un po' di menta secca di Pancalieri, che è tanto buona. Benissimo. Oh, sai cosa possiamo fare, chef? Dato che tanto ti piacciono le nocciole, sì. Magari ne mangi un'altra, okay. Ne tagli due o tre. Assolutamente. La mettiamo poi sopra la crema di ricotta. Suggerimenti per i tempi di cottura della capasanta, chef? Il meno possibile. Il meno possibile, allora le giriamo solo. Senti, mi vuoi dare un consiglio? Io ti ho preso questo piatto che credo possa andare bene per impiattare le capesante. Sì, però noi prima ci mettiamo la crema, quindi okay. Le capesante adesso le tolgo seguendo il tuo consiglio. Adesso però tocca di nuovo a te perché mi devi preparare le quenelle con la crema di ricotta. Sei pronto e preparato? Quindi quante quenelle vuoi? Io ne metterei una sola. Non è che sei un po' di parte. Comunque dai, proviamo con una. Io intanto sistemo la nostra cremina. La nostra quenelle è pronta. Già fatto?
sei velocissimo. Non ci resta che impiattare. Perfetto. Il nostro capesante. Metto la nostra quenelle. La mia quenelle. Va bene, la tua quenelle. La mettiamo qua senza distruggerla troppo. Le nocciole. Qui ci sono sopra. Le nocciole. La mettiamo qua. Piano piano. Allora, adesso io come tocco finale ci metterei due foglioline di menta fresca, una grattatina di pepe proprio così. Ecco qua, abbiamo fatto la mia ricetta. Perfetto. Che dici? Dico che dobbiamo assaggiarla. Bisogna assaggiarla, eh? Assolutamente. Ok, va bene. Le patate erano tagliate benissimo. Ah, immaginavo, ok. No, molto buona la menta secca, che va a equilibrare le patate, la ricotta. Piemonte al mare. Un pochino, sì. Mi piace. Benissimo, grazie. Grazie a te.